Anna Pettinelli ha lasciato tutti senza parole con un look estroverso e colorato che ha sfoggiato ai tempi di Temptation Island. È una delle prof di canto più amate di Amici, oltre che una speaker radiofonica di successo, voce inconfondibile di RDS, esperta e appassionata di musica fin da quando era una ragazzina. Anna Pettinelli, tra l'altro anche mamma, di Carolina, una bellissima giovane donna che ha seguito le sue orme, è stata anche una delle fidanzate di Temptation Island. Era il 2019 e la coach del talent show di Canale 5 sbarcava sull'Isola delle Tentazioni, versione VIP, seconda edizione, insieme a quello che allora era il suo compagno Stefano, il quale le spezzò il cuore. Un'esperienza che probabilmente non ricorda in maniera del tutto positiva. Quello che è certo è che allora la Pettinelli sfoggiava un look insolito, molto diverso da quello a cui siamo abituati oggi, da quando fa parte della famiglia di Queen Mary. Andiamo a ripercorrere quei momenti indimenticabili. I capelli di Anna Pettinelli, look audace e sbarazzino. Nel 2019, Temptation Island andava in onda con la seconda edizione dedicata ai VIP. Al posto di Filippo Bisciglia, c'era Alessia Marcuzzi, che seguì da vicino le vicissitudini sentimentali di Anna Pettinelli, all'epoca innamorata di Stefano Macchi, di 18 anni più giovane di lei. La coppia partecipava al programma per tentare di risolvere alcune incomprensioni che attanagliavano il loro rapporto. Durante il programma, l'ex di Pettinelli si avvicinò alla tentatrice Cecilia, mandando su tutte le furie la speaker radiofonica. Ormai è acqua passata. La coppia scoppiò poco dopo, pur tentando di aggiustare le cose che non andavano nella loro relazione, ma senza riuscirci. Oggi i due hanno vite separate e la Pettinelli ha un nuovo amore, di nome Giuseppe. La nostra storia dura da un po', ci siamo conosciuti nel mese di maggio. Giuseppe è un cuoco di professione e cucina magnificamente, anche se in passato aveva una professione completamente diversa. Innamorarsi in età adulta è un'esperienza completamente diversa. Non c'è il colpo di fulmine, mi sono innamorata gradualmente, combattendo le diffidenze che l'esperienza mi ha portato ad avere. È anche un uomo non abituato a stare con una donna dello spettacolo. Non è facile, ma ci stiamo riuscendo. Non saprete di più, perché sono scaramantica, ha raccontato recentemente a Verissimo. Ma torniamo al look della prof di Amici, nello specifico ai suoi capelli, che allora sfoggiavano un color rosa brillante che stupì tutti. Anna Pettinelli, con la chioma di quella tonalità, appariva più sbarazzina, anche punk, insomma l'opposto di oggi, con il suo castano chiaro, decisamente più classico. Siamo sicuri che i suoi fan l'adorano in entrambe le versioni,